In principio è stata via Alfieri, poi, anche grazie alle progettualità dell'allora energy manager Alessandro Cafagna, è toccato a tante arterie e piazze della città e delle frazioni. Basti pensare alla Villa Comunale e Piazza Roma, tanto per intenderci, abbracciare la rivoluzione delle lampade a LED negli ultimi anni. E non è ancora finita, perché novità sono previste nelle prossime settimane. Entro la fine di giugno, infatti, il sindaco Michele Abbatito Rizzit, il risparmio energetico arriverà anche nel centro storico, toccando via De Ilderis, via Matteotti, via Pasculli, piazza Cattedrale e piazza Cavour, dove dunque scompariranno i vecchi e vetusti lampioni e si vedranno le luci nuove di zecca e pali artistici anche più graziosi da vedere. Le opere, fanno sapere da Palazzo Gentile, sono finanziate dai risparmi che si ottengono proprio abbattendo i costi con l'installazione delle lampade a LED, e consentirà a Piazza Cattedrale di essere finalmente più luminosa.